un orario di lavoro del tutto a discrezione poi del lavoratore stesso, mentre di fatto in un call center, soprattutto sulle campagne inbound, così non è, perché ci sono degli orari stabili. Allora di conseguenza si è avviato con questa circolare un percorso di stabilizzazione. Teleperformance all'epoca fu anche citata come un esempio virtuoso, perché non aveva stabilizzato solamente i dipendenti inbound, che all'epoca erano la minoranza, ma anche i dipendenti outbound. Anche qua però una breve parentesi polemica, perché Teleperformance ad oggi critica gli altri call center e adduce come motivo della sua crisi proprio anche questo fatto, cioè il fatto che non tutti i call center si siano adeguati a questa circolare, di conseguenza ci sia stata una sorta di quello che in gergo si chiama dumping, cioè di concorrenza al massimo ribasso per poi appaltarsi. Siamo tutti breathing, facciamo un breathing. Ai primi tempi a teatro, no, al Sistina, ma che ha detto questa Amy Stewart? Ma che ha detto? Un coffee break, il caffè, un briefing, ci riunimo prima da prima, no, giustamente, no, non per te, no, ci mancherebbe. No, c'hai ragione. Diciamo che sarebbe quella concorrenza per cui quando uno si deve aggiudicare delle commesse per poi ottenere il lavoro, fa le gare al massimo ribasso. Per cui se io sfrutto che i democristiani che erano cattive, Stefano, nelle amministrazioni, quando io iniziai l'attività politica del mio paese, c'era la media mediante, cioè escludevano le offerte più alte ma anche quelle più basse, no? Proprio per rimanere nell'ambito della correttezza e della invece no. È finito il mondo. No. Invece no, nel senso che qua le commesse si aggiudicano appunto con queste gare e di conseguenza uno per aggiudicarsi una commessa qualche taglio da qualche cosa deve partire, certo. Può partire, non lo so, ad esempio dalla sicurezza sul lavoro, piuttosto che dal sottoinquadrare i propri dipendenti e quant'altro. Teleperformance critica gli altri call center perché fanno ciò, ma di fatto la cosa paradossale è che lo fa anche lei, perché poi nel momento in cui si siede a un tavolo per aggiudicarsi una commessa abbassa virtualmente il prezzo del lavoro, perché offre una sorta di offerta, scusa, ripetizione mista, metà Italia, metà Albania. E questo siamo allora. Allora, quanto guadagnate? Non te, costa in me, quanto guadagna? Guarda, ti posso dire anche quanto preso. Quanto lavorate e quanto guadagnate? Allora, io la mia ultima busta paga è stata di 630 euro. A seguito anche dell'applicazione del contratto di solidarietà, non so immaginare la prossima busta paga quanto sia, e mi permetto una parentesi personale, certo. A luglio mi sposo, aspetto un bambino, mo vediamo come va. Auguri. Grazie. Auguri. Però capisci che comunque rispetto magari a qualche anno fa c'è una prospettiva di vita che è completamente diversa, nel senso vai un po' all'arembaggio. Tuo marito, tuo compagno lavora? Sì, lui sì. Ah, è lui il tuo compagno, auguri. Tanti auguri. Lavora con te in Teleperformance? No, no, per fortuna no, però comunque io mi sento rispetto alle generazioni precedenti un po' un termine forte, nel senso non credo usale, che usale. Una fallita, ma non perché sia imputabile a me, perché magari a 30 anni una persona era già, cioè aveva una vita ben stabilizzata. Senti, c'entra poco, io prima facevo, poi parleremo di scie chimiche con due amici che vengono a parlare di io credo che si è voluto ostracizzare tutto un mondo, si è soffocato, si è annegato tutto un mondo di responsabilità. Prima, non so se venendo in macchina Stefano sentiva la puntata, abbiamo fatto riascoltare Franca Rame, io con Franca quindi ad Asti nel 2000, di Natale 2005, lei fece una campagna contro la guerra inimmaginabile, alla fine si lavò le mani, si liquidò dicendo con grossi problemi di coscienza voto sì a favore del rifinanziamento per la guerra. Non siamo falliti noi, ma non dobbiamo diventare dei falliti, nel senso che il male minore, la Gabanelli, se non ci fosse lei quel 10% non si saprebbe, ma c'è stata Ilaria Alpi, ci sono altri esempi. Sì. Se noi iniziassimo a rifiutare le offerte della televisione, se noi rifiutassimo un certo tipo di comunicazione, ma lo rifiutassimo completamente, se noi iniziassimo ad avere un atteggiamento diverso rispetto alla politica, la settimana scorsa è stato mio ospite Paolo Ferrero con tutte le responsabilità politiche che ha avuto da ministro, però è un ragazzo per bene. Allora gli dicevo, ma come mai Vendola fa il 98%?
100% delle uscite televisive per quello che riguarda la Sinistra Radicale, e te solo con Di Liberto e Ferrando solo il 2%. Dice, ma perché il personaggio più mediatico e più adatto al sistema? Non date retta a nessuno. Cioè, quando sentite Ballaro, c'è un mondo sommerso che sta c'è un livello della società italiana che è avvelenato, ma sono nostri ragazzi, non hanno più futuro. Io non so come dirvelo, io rinculo anche dalla figura del demagogo, del populista, del coladiria, che negli Pasquini non servono, anche perché hanno avuto dei ruoli marginali e solo da romanzo e da letteratura. Ma i politici che sono in ascolto, e sappiamo essere tanti, io il 13 maggio riceveremo il microfono d'oro dalla città di Roma, dalla commissione sicurezza della città, che secondo me ha attenzionato il mondo della comunicazione in un modo meraviglioso come non si era fatto in passato su questo mondo, che è un mondo che raccoglie 1 milione di persone ogni giorno tra Roma e province e regioni. E oltre alla mamma di Aldo Brandi lo dedicherò anche agli amici e alle amiche di Teleperformance. Ma si deve, qualcuno dovrà pure prendersi questa croce e portarsela sul calvario. Se li abbandoniamo è la 680 euro al mese, lavori 630 l'ultima bussola, pure dato pure mezzo piatto di più. Vabbè, c'è stato lo sciopero, quindi diciamo che è stato quello. Sì, no, prima comunque un lavoro frustrante, diciamo. No, un lavoro che veramente no, alienante, sono... e frustrato. Tu che pronto, guarda, ma hai rotto, ma io tutte le sere, ma chi va a dare il numero mio, ma avete rotto. Beh, è terribile questa cosa. E magari sei ancora in grado di, hai capacità artistiche, artigianali, magari puoi essere, ecco, reinventarsi tutto un mondo del lavoro. Ma magari. Guardate, io sono stato a Bevagna il giorno di Pasqua, credo Pasquetta, e stanno morendo questi borghi, Stefano, credimi, borghi meravigliosi, stanno morendo Saracinesco, Nazzano, Sambuci, non ci sono più, ormai solo gli stranieri stanno prendendo quei posti che sono i posti, i luoghi della tradizione, della cultura. Ma reinventare un lavoro significa riattivare un mondo, l'artigianato, il turismo, il commercio, la ristorazione, ma dando grandi opportunità ai giovani meritevoli, tra l'altro, di queste opportunità. Perché c'è anche chi non è meritevole e deve essere assolutamente allontanato da questo proposito. Assunta, calabrese, sì. Sei a Roma, quindi il tuo lavoro è questo, in buona sì. sostanza. Sì, io come tanti ho lasciato la Calabria quando avevo 18 anni, sono venuta a Roma a studiare, poi mi sono sposata e sono rimasta a Roma e ho trovato... È lo stesso stipendio, no? Quindi prendi sì, 630 sì. euro al sì, mese. Sì, no, dipende, cioè il discorso... Quanto lavorate? Me l'ha detto, scusami. Allora, io ho un contratto a 30 ore, però diciamo... 30 ore settimanali. Sì, però la busta paga dei 600 euro al mese perché ne ho lavorate di meno, proprio in virtù okay. di quel contratto di solidarietà. Sì, infatti parliamo di lavoratori che lavorano con un contratto part-time, sono in pochissime ad avere il contratto full-time, quindi parliamo di una busta paga media intorno alle 800 euro. Voi non avete organizzato nessuna manifestazione di natura politica, nessun presidente della commissione lavoro, nessun deputato, membro, esponente della commissione bicamerale al lavoro è stato investito ufficialmente. Loro sanno queste cose, no? Però dicevano, ma ha detto nessuno, allora cerchiamo anche di informarli ufficialmente. È stato fatto questo, immagino di sì, no? Sono informati sulla sì, vostra sì, ricerca. Ieri abbiamo preso, quando appunto dicevo prima che siamo stati in provincia a parlare, abbiamo chiesto la possibilità di organizzare un qualcosa in modo da poter portare. È vero, anche lì però la provincia onestamente dovrebbe dirvi: noi sì, vi diamo spazio ma non contiamo niente. Però lei è del PD, Zingaretti, quindi se lei è del PD potrebbe chiamare il vicepresidente della commissione lavoro, che certo. magari è del PD. Ecco, cerchiamo di sollecitare. Esatto. Io non sono per il muro contro muro, io sono convinto che alla politica mancano magari tante informazioni e quelle gliele dobbiamo fornire noi, perché ci sia una, non è una guerra la nostra, ma è cercare una tregua e una stabilità per tutti, che poi quando si è sereni si riacquista anche sul piano della politica, sul piano umano, e quindi credo che si possano ancora fare tante cose. Me hai detto una cosa terribile, vera però, e tu non ti tu ovviamente lo sai di non essere fallita perché è una forza. No, 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 però hai detto una cosa straordinaria, cioè drammatica. Avete rotto i coglioni a quello che ha scritto Il lavoro vi rende libero al Pigneto. Ma che ha detto questo? Ha detto una verità assoluta. Ma questo è il lavoro, ragazzi. Ma davvero, ma 630 euro al mese è lavorare una settimana. Che poi dici 30 ore settimanali. Ma io non lo so dove ci avete la sede voi, però se stai ai Parioli partite dalla periferia. Io parto da Torta Piazza e vengo qua dietro, quindi per lavorare 6 ore ce ne metto 4 sui mezzi.
Però ti ripeto. Stai 10 ore fuori da casa. Esatto, però ti ripeto, io magari sbaglio io. Dici, non però so... mi date quello che mi spetta, io sto bene, con te. Cioè, non è un problema. Poi sugli autobus mettiamo la filodiffusione, la trasmissione nostra, ovviamente dai 6 ai 8 famo squadra. Ma c'è un mondo. Ma adesso a parte. Lo fanno i norvegesi, ma c'hanno due braccia, due gambe, due occhi, una bocca come io, ce n'ho pure uno solo d'occhio. Però voglio dire. Non è in Catalogna stanno adottando questo sistema, la filodiffusione si parla, oggi parlerebbero magari stamattina già della partitissima, della temporada, no? Io credo che si possano davvero centrare degli obiettivi. Noi oggi abbiamo aperto una procedura, domani sentiamo Vigo, quindi lo sentirete radiofonicamente perché con Stefano vi terrò informati. Avete una pagina Facebook? Che dici, la tiriamo fuori così facciamo cerchiamo qualche, si può fare? Tipo, diciamo che le pagine Facebook di Teleperformance sono veramente tante, più svariate. Ah, la lasciamo stare perché ne aggiungeremmo un'altra che non... Vabbè, la studiamo. Sì, la studiamo. Comunque oggi abbiamo l'impegno nostro è che oggi nei vostri confronti abbiamo aperto una procedura. Domani sentiamo voi, poi sentiremo il presidente della Commissione del Lavoro, cercheremo di risentire il ministro, l'ex ministro Damiano su questo. Insomma, da noi parte tutta la più sincera, convinta e dovuta solidarietà nei vostri confronti. E poi inizieremo, anche se siete d'accordo, inizieremo a chiamare qualche capo della cronaca, qualche direttore di qualche giornale e gli diremo perché tranne il Sole 24 Ore di questi amici non ne parla nessuno? Perché noi vi ringraziamo più. Io personalmente sono commossa. Veramente, perché non ci guarda si guarda che tra nessuno. Per me, lo dico pubblicamente, tanti non lo fanno. Per me è facile, io faccio questo. Io mi auguro che ci sia da parte degli altri. Negli anni questo è un sentimento che voglio condividere con voi. Poi il mostro è meno peggio di quanto sembra. Il mostro, poi, il nemico, è meno peggio di quanto sembra. Bisogna fargli capire come saranno le cose ed essere determinati nella battaglia. Quando senti il male minore, il meno peggio, una società da male minore. Noi siamo il male. Ma quello è il meno peggio. La Raimo è meno peggio però di Berlusconi. Ma sarà una società meno peggio di Berlusconi? Ma è sempre meno peggio. Ma una società migliore si può raggiungere? Io credo proprio di sì. E lo dobbiamo fare sul vostro sforzo. Tanti auguri per il matrimonio e tanti auguri per il bambino, ok? Grazie. Tanti auguri. Noi restiamo in contatto, ovviamente. Un saluto a tutti gli amici di Teleperformance. È solo l'ouverture, l'inizio di una mozione che porteremo avanti fino alla vittoria, speriamo, speriamo davvero di cuore, ce la metteremo tutta. A dopo.